Questo è l'edificio che dicevo prima, Palazzo Gorani, che parte con i tre corpi, 1, 2 e 3, che sono alti uguali. Scusi, quello, questo e anche questo? Quello, questo e questo erano stesso palazzo, perché questo era chiuso. Sì, qui era chiuso. Era chiuso prima. Questo era tutto chiuso, questo è il Palazzo Gorani, che comprendeva l'edificio della chiesa, che aveva l'ingresso della matronale da parte interna per i padroni. E per il popolo poteva entrare a messa entrando da qua davanti. Questo era tutto l'edificio, un edificio di una bellezza sconvolgente. Noi vediamo questo pentaportico, che abbiamo solo le colonne in granito, le due, però se andiamo davanti, lo vediamo da lì dentro, in uno stato pietoso, ridotto in uno stato pietoso, si vede anche l'insieme del palazzo. Ah. Ecco la pentaporta che è rappresentata qui davanti. Sì. Questo era tutto un quadrato, era tutto chiuso, distrutto, uno scempio culturale non differente. Che peccato. Noi pensiamo che le 8 colonne in granito alte 5 metri fanno incazzare. Cioè, quindi il tetto è andato. No, allora, ma stavano ristrutturando. È stato si è tentato di ristrutturarlo. Poi il costruttore che voleva fare questa ristrutturazione, purtroppo c'è stata la crisi, non ha avuto la possibilità di continuare, è rimasto. Perché guarda quanti sono questi. Questo è stato messo dopo. È uguale. La parte tutta del... Noi vediamo, a differenza di tutto, qui c'erano tutte finestre, fatte antiche. L'unico pezzo che si è salvato autentico è quel pezzettino là del Montini che si vede dall'esterno. Sì. Il resto è tutto, come il conte è sparito nel 1815, e da allora non si è saputo più niente, i proprietari adesso sono 30, prima della 30 proprietà. Non ce la faremo mai. No, o che lo espropri o che. Un po' come fai? Non espropriare un patrimonio del genere è impossibile. Sì, va, perché così c'era, non qui c'è più. Era l'abitazione tra un po' non dei, c'è più niente. Dei padroni. Sopra. Sì, sì. Sotto si abitava il personale. E quella era la sala delle feste con le sale degli amici che andavano verso il giardino. Sotto era passante vetrato, che era un teatro, usavano come momento delle feste. E qua c'erano tutti i granai.